Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi, dopo una lunghissima pausa, torniamo a parlare di Dylan Dog 666. E ok, lo so, siamo fuori tempo massimo, ma dato che ci tengo ad andare in ordine, partiamo con il 402, il tramonto rosso, copertina di Gigi Cavenago dal bizzarro logo arancione, che devo dire mi ha lasciato un filo interdetto, visto che tutti gli altri numeri sono impreziositi da un qualche effetto speciale. Ma con un po' di ricerca su internet, mi pare di aver capito che dovrebbe essere sensibile alla luce ultravioletta. Ora, non ho una lampada apposita e non ho assolutamente intenzione di acquistarla, anche perché poi mi ritroverò ad andare in giro per casa alla ricerca di tracce organiche e non mi pare proprio il caso. Quindi lo prendo per buono. Se voi avete altre novità e mi sapete spiegare questo simpatico logo arancione, fatemelo sapere nei commenti. Quindi, tornando a noi, aprendo l'albo, troviamo una storia con soggetto e sceneggiatura del solito Roberto Recchioni, mentre ai disegni, come nel 401, un immenso Corrado Roy. Al suo fianco, a illustrare i flashback presenti nell'albo, invece, c'è Francesco Dossena, artista dal tratto davvero molto interessante, minimale e spigoloso, e direi agli antipodi rispetto ai disegni realistici e precisi di Roy, ma al tempo stesso anche complementare, nell'aiutarci a comprendere i cambi di tempo narrativo senza però generare alcuno straniamento o fastidio. Davvero un ottimo lavoro. A chiudere l'albo, invece, troviamo un allaccio al prossimo numero disegnato da Nicola Mari, che ovviamente ne illustrerà le pagine. Ora, prima di parlare un po' del fumetto, la solita piccola precisazione se ve la siete persa. Non sono un grande conoscitore di Dylan Dog. Ho ricominciato a leggerlo dal numero 400 dopo una pausa di almeno 25 anni, se non anche qualcosina in più, e ora sto cercando di ricollegare i pezzi. Ci tengo anche a segnalarvi un altro video su questo numero, ovvero quello fatto da Dan di Fumetti Senza Paura. Cercatelo qui sul tubo perché fornisce spunti sicuramente interessanti di una persona che di Dylan Dog ne sa sicuramente più di me. Ammetto tranquillamente di aver preso alcuni spunti dal suo video per cercare di fare un po' le mie ricerche. In ogni caso, se il primo numero di questo rilancio si era limitato a presentarci il nuovo Dylan adattando il numero 1 originale, qui Recchioni fa un lavoro molto più particolare, iniziando a tessere un arazzo, pescando a piene mani dal passato remoto non solo di Dylan, ma persino di altre creazioni di sclavi. Ovviamente la fonte più evidente è Della morte dell'amore, romanzo di sclavi scritto nei primi anni 70, o forse nei primi anni 80, ho trovato due fonti diverse, non lo so, ma comunque pubblicato solo nel 91, il cui protagonista è un vero e proprio proto Dylan Dog, tanto più nella versione cinematografica di Della morte dell'amore, film del 94 diretto da Michele Soavi. Qui Francesco Della Morte era interpretato da Rupert Everett, che pare poi essere stato l'ispirazione usata a suo tempo da Claudio Villa, il disegnatore e non il cantante, per creare l'aspetto grafico di Dylan. Fra l'altro, nel caso foste interessati, Sclavi ha distribuito il romanzo gratuitamente attraverso il giornale Il Post. Vi lascio il link in descrizione nel caso voleste scaricarvi il PDF e leggervelo con comodità. Ecco, leggendo i flashback presenti in questo numero, è inevitabile, per me che ho visto a suo tempo il film, osservando Gnaghi e Dylan alle prese con i non morti, ripensare al film visto tanti anni fa. E no! Vi assicuro che la prima cosa che mi torna in mente non è affatto una monumentale Anna Falchi, probabilmente al suo meglio, mentre faceva le cosacce con Rupert Everett. Vabbè, lasciamo stare. In ogni caso, non finisce qui il ripescaggio. Abbiamo intanto il personaggio di Nessuno, tratto dall'allucinato numero 43 della serie di Dylan Dog, tratto dall'allucinato numero originale 43, una sorta di incubo metafisico che in questo nuovo universo diventa però molto più materiale. Proprio in quel numero era presente non solo Nessuno, ma anche Xabaras e persino il galeone in formato reale, che chiudeva appunto quella storia. Fra l'altro, nel caso non aveste letto questo numero, come io non avevo fatto, Sclavi ha reso disponibile anche questo anni fa sul suo sito in una versione a colori. Vi lascio sempre il link in descrizione, anche qui. Decisamente più oscuro, e qui ringrazio di nuovo Dan di Fumetti Senza Paura, il numero in cui si era già vista l'adolescenza panchettara di Dylan, ovvero il numero 364, Gli anni selvaggi, numero che peraltro era disegnato da quel Nicola Mari, che come ho detto si occupa sia della chiusura di questo numero che del prossimo. Purtroppo quell'albo non l'ho letto, spero di recuperarlo prima o poi. Tirando un po' le somme, un numero essenziale per capire il nuovo status quo di Dylan, cosa che d'altronde mi pare essere un po' alla fine lo scopo di questa miniserie dentro la serie. Devo dire che apprezzo molto come Recchioni sta giocando con la mitologia di Dylan Dog, arrivando a postulare una sorta di multiverso in cui Xabaras e l'indagatore dell'incubo esistono in ogni singola realtà, uguali ma diversi, in qualche modo cercando anche di dare un senso
alle numerose apparizioni di Xabaras durante i precedenti numeri della serie. Di mio devo dire che mi sto davvero godendo questa riscoperta dell'indagatore dell'incubo e cercherò di parlarvi del 403 già lunedì prossimo. Incrociate le dita che ci riesca e che riesca finalmente a portarvi un video al giorno come promesso. In ogni caso, prima di salutarvi ci tengo a segnalare che Bonelli ha realizzato una sorta di ristampa dei primi due numeri, il 401-402, in un unico volumetto di Landog Le Origini intitolato banalmente L'Alba Nera, virgola, Il Tramonto Rosso, un'edizione a tiratura limitata a 7 euro con una copertina inedita sempre di Cavenago, immagino ottimo per i collezionisti. Quindi con questo direi che per oggi è tutto e vi dico ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo, seguitemi anche sul mio canale Telegram, vi mando una notifica ogni volta che c'è un video nuovo, ma anche su Twitch e su Instagram, e noi ci vediamo al prossimo video!